Siamo a Taranto. La storia dei popoli che vissero in questa città è custodita gelosamente presso il Museo Archeologico Nazionale. Nella sede di Palazzo Pantaleo, gli itinerari artistici, i gesti, le aspirazioni delle antiche genti autoctone e degli invasori si manifestano attraverso sculture, anfore, vasi, crateri, urne e arredi. Un'infinita storia che si sviluppa dall'VIII secolo avanti Cristo fino al IV secolo dopo Cristo e che fa del tesoro museale di Taranto il maggiore del meridione subito dopo quello di Napoli. Il museo presenta un'ampia raccolta di reperti dell'età del ferro, rinvenuti a Brindisi, Bari, Foggia, oltre che a Taranto, e dell'età del bronzo rinvenuti nel villaggio di Scoglio dell'Anna tra il XVIII e l'XI secolo avanti Cristo. Importante è poi la raccolta dei primi vasi di produzione proto-carinzia e carinzia, caratterizzate inizialmente da tecnica attica a figure nere e in seguito decorate con figure rosse a fondo chiaro. Segue la ceramica laconica. L'idea di Sparta si fa strada attraverso contenitori legati alla pratica del banchetto. Il vaso laconico rappresenta il mondo degli dèi, degli eroi, del banchetto, del mare, dell'atletismo. La sovrapposizione delle produzioni greche e quelle del mondo indigeno mette in evidenza alcuni differenti stili. Il mondo ellenico, raffinato, si misura con l'aristocratico mondo apulo, permettendo in quest'area lo sviluppo di una cultura aristocratica greca, riconoscibile in rappresentazioni di eroe e figure mitologiche. L'influenza romana si fa poi sentire a cavallo tra il III e il II secolo avanti Cristo, fino ad imporsi nel 209, quando Taranto è definitivamente conquistata da Quinto Fabio Massimo. Infine, ecco gli ori di Taranto, gioielli di grande pregio artistico e valore inestimabile, rinvenuti nelle necropoli poiché facenti parte dei corredi funerari, ma sicuramente usati in vita dai defunti. Qui l'arte orafa tarantina raggiunge vette artistiche eccezionali. Siamo nel periodo ellenistico, IV e I secolo avanti Cristo, e il museo offre un'abbagliante esposizione, mentre sembra rivivere quella condizione raffinata e aristocratica che distingueva i tarantini del mondo apulo.